Siamo in Yakutia, repubblica grande come l'India, ma con appena 3 milioni di persone. Le prime notizie sugli abitanti di questa regione risalgono al XVII secolo. Gli Yakuti in origine sono pastori nomadi e vengono chiamati anche il popolo dei cavalli. Ai tempi dell'invasione dei mongoli, guidati da Gengis Khan, fuggono verso nord e si stabiliscono lungo le rive del fiume Lena, dove proseguono ad allevare bovini e cavalli, nonostante il clima inclemente. D'inverno, uomini e bestie si riparano sotto lo stesso tetto. La Yakutia è una repubblica autonoma ed è una delle più benestanti della Federazione Russa. All'epoca dell'invasione delle truppe dello zar, i russi si arricchiscono con il commercio di legname e pellicce, un affare che ancora ai nostri tempi oscilla fra i 30 e i 40 mila miliardi di lire ogni anno. Poi c'è la scoperta dell'oro. Vengono estratti 100 kg al giorno nelle miniere che sono fra le più ricche del pianeta. Quindi i diamanti, 15 milioni di carati ogni anno per un valore di 3 mila miliardi di lire. Infine carbone e petrolio, dei quali il sottosuolo è pieno. Gli amministratori della Yakutia stanno rinegoziando i trattati commerciali con Mosca e dall'1% di guadagno sulle esportazioni che ricevono nel periodo dei Soviet puntano ad ottenere un più realistico 20%. La Yakutia fa parte del Northern Forum, la comunità economica che raggruppa gli stati settentrionali del nostro emisfero, dalla Norvegia al Canada. Северный форум – это международная неправительственная организация, созданная по инициативе. Il Northern Forum è nato per concordare le stesse regole politiche e economiche e per la salvaguardia dell'ambiente fra le nazioni che si affacciano sul circolo polare artico. Abbiamo tutti gli stessi problemi per il clima. Così, da quando è finita la guerra fredda, ci scambiamo esperienze ed elaboriamo assieme progetti che consentano di vivere meglio a queste latitudini. Vi accorgerete nel corso del vostro viaggio di quali sono le difficoltà. Dovrete attraversare proprio qui, in Yakutia, il punto più freddo del pianeta, dove la temperatura può scendere sino a 70 gradi sotto zero. Valicherete montagne alte 3.000 metri, con la lunga notte polare e incontrando pochissime case e villaggi. Com'è la situazione ecologica? Da quando la Yakutia è diventata repubblica autonoma, abbiamo fatto molto per l'ambiente. C'erano tanti problemi. Adesso il 20% del nostro territorio è protetto, cioè una superficie vasta come la Francia, dove si stanno ripopolando orsi bianchi, ermellini e marmotte. Entro il 2000 contiamo inoltre di creare 7 nuovi parchi nazionali e 44 riserve naturali. Nel corso dell'estate il suolo si sgela per una profondità poco superiore al metro. È il permafrost, che resta impenetrabile all'acqua e duro come il ferro. Se ciò consente di allestire mostre permanenti di statue di ghiaccio o di conservare i cibi in cantina come in un frigorifero, più in generale crea difficoltà per l'edilizia. Basta il peso stesso di un edificio a creare un minimo aumento di temperatura che piano piano scongela il suolo sottostante. Questo poi, assestandosi irregolarmente, fa sì che la costruzione barcolli e si inclini. Per evitare questi inconvenienti, vengono piantati pilastri di cemento armato fino a 10 metri di profondità. Il permafrost nasconde ancora nella sua impenetrabile corazza gli scheletri dei mammut, animali di enormi dimensioni simili all'elefante, estinti da migliaia di anni. Nella capitale della Repubblica, Yakutsk, scopriamo una inaspettata analogia con la Sicilia. Uno degli strumenti tradizionali è lo scacciapensieri.
Canti, balli, cerimonie in costume sono frequenti in questa città, dove nel corso dell'inverno, che è lungo 8 mesi, la vita si svolge costantemente in luoghi chiusi. Nelle case dove si avverte un benessere che non ha paragone con tante altre parti della Russia, il tempo, scandito dalla notte polare, viene trascorso soprattutto dai giovani, dedicandosi ad attività artistiche. Il televisore non ha monopolizzato l'attenzione delle famiglie yakute. Anche se non siamo più ai tempi dell'unico canale di regime, la programmazione è ancora povera. E poi le trasmissioni di Mosca nelle ore di massimo ascolto, ad esempio dopo cena, qui, per la differenza di fuso orario, arrivano quando è piena notte. Yakutsk è l'ultima grande città che incontriamo nel nostro viaggio. D'ora in poi saremo veramente soli nelle sconfinate distese di ghiaccio. Nelle lunghe ore trascorse sui camion vengono in mente le parole che la natura del Grande Nord ha ispirato allo scrittore americano Jack London. Cupe foreste di abeti guardano accigliate da ambo le rive del fiume e quegli alberi ai quali il vento ha tolto il loro manto di neve paiono curvarsi l'uno verso l'altro, neri e minacciosi, nella pallida luce crepuscolare. Un gran silenzio regna sulla terra. E la terra stessa è così gelida e solitaria da ispirare un unico sentimento, una tragica malinconia. Eppure da essa trapela come un riso tetro e beffardo più agghiacciante dello stesso gelo, l'incombere dell'ineluttabile. È il sogghigno dell'eternità, imperturbabilmente saggia, che irride alla vita così breve e fatua e ai vani sforzi degli uomini. Le nostre guide russe incontrano qualche difficoltà. Il motore del camion del Northern Forum prende improvvisamente fuoco, evidentemente affaticato dai continui sali e scendi sulle colline della Yakutia. Poche ore dopo, l'altro automezzo che ci accompagna rischia di affondare, tradito da una sottile lastra di ghiaccio su un lago. Ci vogliono alcune ore per recuperarlo, mentre i nostri camion esplorano piano piano il resto della superficie del lago per scovare la pista giusta. Problemi di poco conto rispetto a quanto accade a questo autocarro russo, uno dei pochi che incrociamo. L'autista, decisamente ubriaco, perde il controllo del mezzo che dopo una paurosa sbandata si capovolge. Accorriamo, col timore che sia accaduto qualcosa di grave. Dalla cabina invece escono sani e salvi i due passeggeri e brindano allo scampato pericolo con un'altra robusta razione di vodka. Di fronte a questi fatti ci rendiamo conto del perché a Yakutsk sia stato istituito uno speciale ufficio per la ricerca dei viaggiatori dispersi. La marcia prosegue verso le montagne della Yakutia. L'incredibile vastità geografica ci fa comprendere come sia stato possibile che una di queste catene di monti, vasta come le Alpi, sia stata scoperta solo nel 1936 e come abbia potuto una comunità di battisti riuscire a vivere indisturbata in una valle fino al 1951, ignara dell'avvento del comunismo e dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo 3 giorni di viaggio, senza incontrare esseri umani,
Troviamo questa baracca costruita vicino a un bosco e a un lago ghiacciato. Ci vive da solo quest'uomo, cacciatore e boscaiolo. Fa venire in mente Dersu Uzala, il protagonista di un film del regista giapponese Kurosawa. Il nostro Dersu Uzala è contento di ricevere visite. Offre il tè, o chai come si chiama qui, a tutta la comitiva di Overland. Mostra i suoi trofei di caccia e dopo aver manifestato tutto il suo stupore quando l'interprete gli racconta della nostra spedizione, racconta le sue esperienze e ci avverte dei pericoli che corriamo nell'attraversare la sua terra. Ci vuole un altro giorno di marcia per arrivare al villaggio degli Ewenk, una delle etnie più piccole del pianeta. Vivono totalmente isolati dal resto del mondo. Nel paese troviamo ancora i segni dell'iconografia comunista. Guardiamo meravigliati come siano vestite in maniera leggera queste sorridenti ragazze che, incuriosite dal nostro arrivo, circondano i camion. Gli Ewenk sono un popolo con una robusta tradizione alpinistica e sono gli unici in grado di scalare le vette della Jacuzia anche in inverno. È interessante notare come in tutti i villaggi siberiani ci sia un museo. Di solito funziona come luogo di ritrovo dell'intera collettività. I giovani vi si incontrano, un po' come accade nei nostri oratori, mescolando divertimento e cultura.